Quando arriviamo a Davos, il paese che si nasconde tra le pieghe delle Alpi svizzere si sta già trasformando in un bunker inaccessibile. Hello morning, we are journalists. Ci fermano per farci un controllo. Stop recording, please. Can you see your badge, please? No, ma I am journalist. Devi filmare per favore. Perché non devo filmare? Io sto filmando, no. Che lei non mi fa passare. È iniziato il Forum Economico Mondiale, l'incontro dei potenti della Terra ideato da Klaus Schwab, il teorizzatore della quarta rivoluzione industriale e del grande reset post-pandemia. Questa che vedete qui giù è la pista di atterraggio degli elicotteri. È appena atterrata la presidentessa della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L'elite che arrivano qui con jet privati ed elicotteri sono le stesse che raccomandano a noi emissioni zero e sostenibilità. In parole povere, sacrifici e risparmi per tutti. Ecco, arriva l'esercito che ci sta fermando. No camera? Perché? Perché? Why? You're not allowed to film this whole area. This whole area is taboo. Le auto entrano direttamente in un passaggio sotterraneo che li porta nel bunker che c'è sotto il Palazzo dei Congressi di Davos. Sotto lo sguardo vigile di Schwab, la von der Leyen lancia un nuovo piano di investimenti per i ricchi, un progetto, nemmeno a dirlo, tutto green. Volo privato anche per la moglie di Zelensky. Ecco la ripresa dal nostro operatore mentre scende dall'elicottero. Tanti vengono, tutti vengono con l'elicottero. Quello è un bel inquinamento però, Però poi noi dobbiamo andare con l'auto elettrica, il green. Non è che è il futuro, è soltanto un modo di fare i soldi. Parola d'ordine sostenibilità, ma non per loro. Le code di auto blu con i motori sempre accesi invadono le strade a tutte le ore, altro che emissioni zero. Quindi lei è l'autista di Schwab, quindi questa è la macchina di Schwab e quella dietro è la guardia del corpo. Del corpo, esatto. La guardia del corpo. Sì, scusa, sì. Ma lui dov'è? Quando il professor Schwab ha bisogno, un fischio, lui arriva e lui qui, arriva. Eccetera. Solo una cosa tecnica, ma questa è un'auto elettrica o è un'auto... Elettrica. L'auto non è elettrica ma ibrida e l'ordine è motore, sempre acceso. Acceso, sa perché? Perché forse dovrà andare a prendere il Schwab e ha bisogno che gli si scaldi il lì dietro, no? Queste sono le costruzioni nate per il forum. Mi porto a vedere i motori accesi per questa mega aria calda che viene gettata all'interno di queste grandissime strutture. Guardate, queste enormi macchine sono accese 24 ore su 24, stanno sparando calore al massimo alla faccia del risparmio energetico. È un mese che stanno riscaldando così. Cioè con la struttura vuota? Con la struttura vuota. A farci da cicerone Aldo Emiliano, vive a Davos da 50 anni, ha lavorato nei migliori alberghi della città e non sopporta più tanta ipocrisia. Al popolo bue gli si dice così, 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 così e loro vivono in un altro mondo, in un'altra dimensione, capisci? È sempre in nome della sostenibilità del pianeta, mentre noi dobbiamo mangiare grilli e carne sintetica, loro solo cibo di prima qualità. Buongiorno. Buongiorno. Questo è Biden. Questo è Biden. Quella è la moglie. Tu qui hai anche Trump. Esatto. Mi ricordo bene quello che ha mangiato lui, era una piccata di vitello. Di vegetariani qua non ce ne stanno? No. Questi mangiano bene, quando arrivano mangiano sempre bene. Sto facendo del ragù. Perché loro preferiscono solo carne di manzo di prima qualità. Però loro le cavallette non se le mangiano. No. Tu
hai partecipato ai catering. Cosa mangiano? Come mangiano? Mangiano un po' tutto, però sono molto viziosi. Quando mangiano un panino, per esempio, tirano fuori la carne, mangiano e il panino gettano, buttano. A Davos grande assente la Russia, ma non le proteste. Fuori i nuovi fascisti gridano perché oggi è il giorno di Larry Fink, il presidente di BlackRock, la più grande società di investimento mondiale. Lui, uno degli uomini più potenti della Terra, ha scritto agli investitori il testamento dei nuovi ricchi. Ci concentriamo sulla sostenibilità non perché siamo ecologisti, ma perché siamo capitalisti. Siamo di scorta lontano da BlackRock, dalla società che ha qui la sua roccaforte. Tu, le mo, deteste la polizia. Hey, oh, one moment, okay? That is the problem. One moment.